benché molto malvolentieri, decise di accettare il programma ingiusto del dottor Soros, lasciando tutto nelle mani di Allah e al lancio della moneta. Il dottor Soros perse il sorteggio. Il risultato del dibattito lo lasciamo decidere a voi, al vostro acume e senso critico. Ho un annuncio da fare. Più di 1000 persone sono rimaste fuori stasera. E la polizia è stata costretta ad allontanarle, secondo gli ordini delle autorità di pubblica sicurezza, perché non c'erano più posti disponibili. In un dibattito come questo è importante capire la natura della discussione a cui assisteremo. Questa, a mio avviso, è un'occasione storica, in cui la prospettiva culturale cristiana potrà essere messa a confronto con quella musulmana e viceversa. Io sono qui nella veste di moderatore. Sono un cristiano praticante, mi chiamo Clive Calvert e sono segretario generale dell'Alleanza Evangelica. Durante questa riunione il mio comportamento sarà totalmente imparziale e farò del mio meglio per rimanere del tutto neutrale anche emotivamente nelle prossime 2 ore. Vorrei darvi il benvenuto anche da parte di entrambi i nostri partecipanti, che sono molto lieti dell'affluenza a questo dibattito. Vi ringrazio con loro per aver trovato tempo e modo di assistere a questo importante evento. Vi chiederete forse se avrete modo di partecipare attivamente alla discussione. Dopo che i due conferenzieri avranno terminato il loro discorso iniziale, potrete mettere per iscritto su un foglio di carta qualsiasi domanda desideriate porre. I nostri addetti raccoglieranno queste richieste e le porteranno qui, in modo che possano essere estratte con assoluta imparzialità da un contenitore dove verranno raccolte tutte le domande che riceviamo. Nel tempo che rimarrà a nostra disposizione, verranno date le risposte nei limiti del possibile. Per questo dibattito vi chiediamo di rispettare alcune regole. Siete pregati di non gridare e non applaudire troppo fragorosamente, di non partecipare in maniera partigiana, cioè di non sventolare striscioni o cose simili, e di non cantare o salmodiare. Tutto ciò perché riteniamo che questa sia un'occasione per imparare e per ascoltare, non per scalmanarci sulle nostre rispettive posizioni. Dopo che un conferenziere avrà parlato, potrete naturalmente applaudire e manifestare il vostro consenso, ma per cortesia, in modo controllato e non a lungo. Vi saremmo grati se il pubblico di entrambe le parti applaudisse tutti e due i conferenzieri, che ringraziamo per averci messo a disposizione il loro tempo e la loro energia partecipando a questo importante dibattito. Vi prego caldamente di un'altra cosa. Una volta seduti siete pregati di non lasciare i vostri posti a meno che non sia strettamente indispensabile. Siete pregati di non camminare nei corridoi e di non tentare assolutamente di oltrepassare il cordone di sicurezza per raggiungere il palco. Sono certo che tutti desideriamo che il dibattito si svolga nel miglior modo possibile. Siete quindi pregati di rispettare queste poche limitazioni. A questo punto vorrei presentarvi i nostri due conferenzieri. Come ho già detto, siamo veramente felici della loro partecipazione a questo importante dibattito. Cederò dunque la parola al signor Ahmed Thompson, chiedendogli di presentarci brevemente il signor Ahmed Didat. Grazie. Buonasera. Senza dubbio molti di voi conosceranno il signor Ahmed Didat, che è già stato in Inghilterra diverse altre volte ed ha parlato proprio qui all'Albert Hall nel luglio dell'estate scorsa per un dibattito simile a questo. È il direttore del Centro per la diffusione dell'Islamismo in Sudafrica ed ha studiato a lungo e approfonditamente sia il Corano che la Bibbia. Ovviamente come musulmano considera il Corano come l'ultima rivelazione fatta da Dio all'uomo con il tramite degli ultimi profeti e il suo punto di vista si basa sostanzialmente sul Corano. Ha d'altro canto una profonda conoscenza della Bibbia, che pur non contenendo la parola di Gesù nell'originale aramaico,
È comunque sempre un documento basilare. Forse può essere opportuno ricordarvi ora uno dei versi del Corano, che è indirizzato principalmente al profeta Maometto. La pace di Allah sia con lui, ma è applicabile a tutti i musulmani. E dice: se chiunque dovesse discutere con voi, dopo che avete parlato di ciò che sapete, e si intende ciò che si è appreso dal Corano, rispondetegli: riuniamoci con i vostri figli e le vostre donne, tutti voi e noi insieme, e preghiamo Allah, preghiamo Dio in questo modo: che l'ira di Dio si riversi su di noi se mentiamo. E quindi, insieme al signor Didat e a tutti i musulmani, vorrei dire, per quanto riguarda il contenuto del Corano, che l'ira di Dio si riversi su di noi se non è vero. Grazie. Siamo felici di avere qui con noi anche il reverendo Fred Messadmi di Jacksonville in Florida, un missionario cristiano che è qui con noi stasera in qualità di assistente del signor Sorosh. Vorrei dire due parole di presentazione su Anis Sorosh. Anis è palestinese. È emigrato nel 1948 in Giordania, recandosi poi negli Stati Uniti, precisamente nel Mississippi, dove ha frequentato l'università, conseguendo due lauree in materie umanistiche e in teologia. È sposato e ha quattro figli, tre maschi e una femmina. Lavora come evangelizzatore cristiano dal 1966. Abita a Mobile, nell'Alabama. E vogliamo dargli il benvenuto qui stasera, dopo il suo lungo viaggio dall'altra costa dell'Atlantico. Prima di fare testa o croce, questo è il momento di fare qualche minaccia. Chiunque si faccia prendere dall'entusiasmo sarà trascinato via in senso non metaforico. Questa operazione non sarà effettuata da un cristiano o da un musulmano, ma da tutti e due, perché per fortuna il servizio di sicurezza di questo convegno è anch'esso un evento di cooperazione. Quindi, per favore, osservate le regole. Non trasgredite le poche prescrizioni che abbiamo dato. Non cercate di salire sul palco. In una parola, controllate il vostro comportamento. È molto probabile che stasera sentiate delle argomentazioni che vi risulteranno offensive, qualunque sia il vostro punto di vista. Questo, se non si eccede, fa parte della natura del dibattito. Vi preghiamo di accettarlo e di riconoscere che la migliore testimonianza che possiate rendere, quale che sia la vostra posizione, sarà data dal comportamento più che dalle parole. Per quanto forte sia il bisogno di esprimerci in parole, il comportamento che avremo verso il nostro prossimo stasera sarà la dimostrazione più valida della nostra fede, più di qualsiasi argomentazione. Quindi cerchiamo di comportarci cortesemente e con spirito di cooperazione. Questo sarà lo spirito del dibattito. Questo è il modo in cui intendiamo gestirlo. Se ci dovesse essere la necessità di un intervento, verrò qui al microfono per farlo. Fra qualche momento i nostri conferenzieri inizieranno il primo intervento. Ognuno parlerà per 50 minuti. Quando mancheranno due minuti, li sfiorerò gentilmente su un braccio. Se non concluderanno in tempo, metterò loro sulla spalla un braccio fraterno, incoraggiandoli a sedersi. Ma credo che questo non sarà necessario. La conduzione del dibattito sarà democratica in ogni dettaglio, quindi faremo testa o croce per decidere chi deve cominciare. Chiederò al signor Ahmed Thompson di lanciare la moneta, poi ad Anis Sorosh di scegliere e vedremo cosa succederà. Anis ha scelto testa, quindi se vince potrà scegliere lui chi sarà ad incominciare. Se invece viene croce, sarà il signor Didat a decidere. Croce, signor Didat, a lei la decisione. Comincia il signor Sorosh. Grazie. Thank you very much.
Vi saluto stasera nel nome di Gesù Nazareno, l'uomo della mia città di nascita.